E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Accidenti. Cosa? Niente, solo che... non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì, non ho mai camminato in un bosco. È figo. Questa è una delle parti più belle, secondo me, del gioco. Lo so che lo dico di ogni scena, però... ma veramente, questa parte è bellissima. Se fosse stata in grado, non ti avrebbe lasciato con noi. Magari ora sta meglio. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che penso. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città tutti interi. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Il mondo di The Last of Us chiaramente è estremamente lineare. Questa è una caratteristica dei videogiochi di Naughty Dog in generale, ma dei videogiochi molto narrativi. Essere molto lineari non è un difetto, è una caratteristica. Però è un peccato. Perché sono proprio quella tipologia di videogiochi che vorresti quasi vedere che cosa c'è oltre rispetto ai limiti imposti dai programmatori. Bellissimo. Proprio dà la sensazione che siamo con Ellie. E lei giustamente si stupisce per cose che non ha mai visto. Canticchia. E poi è proprio bello questo bosco dal mio punto di vista, è fatto proprio bene. Ok. Le luci, il gioco di luci. E qua siamo su PS3, ragazzi. Che meraviglia. Questa parte qua sarebbe bellissima vederla su PS4 Pro con l'HDR. Ho zafiato. Merda. Dobbiamo scalarla? No, non da questa parte almeno. Dobbiamo aggirarla. Delle lucciole. Beh, intendo lucciole vere. Sì, le ho viste. Ellie dice lucciole vere. Scusa, io... perché... per un attimo mi ero distratta. Allora, due considerazioni. Dice lucciole vere perché in inglese luci e fireflies, cioè lucciole, sono state localizzate in italiano come luci. La seconda è, scusa, per un attimo mi sono distratta, ed è bellissima questa cosa, questa caratteristica, se vogliamo, un attimo infantile di Ellie, una ragazza che è dovuta crescere troppo in fretta, ma che comunque mantiene una sua fanciullezza. Qua ci dovrebbe essere un modo per salire, infatti. Questo serbatoio è un po' il simbolo di questa parte. Che è quello che noi vediamo dalla lontananza, è un punto di riferimento. Ve l'ho detto, ci sono tantissimi punti di riferimento visivi. Guardate qua, anche qui, là in fondo. E ripeto, questa parte sarebbe bellissima da vedere con l'HDR. Abbiamo trovato un'arma, davvero niente male. Questa sì che è letale, mizzica. Come vedete, ha delle forbici attaccate in testa, quindi praticamente potremo fare un attacco letale. Niente male. Stiamo andando da Bill. Sei tu, Bill? Dove vi incontrate? In diversi posti. Non sei mai stato qui, è vero? So che vive qui, ma... no, non c'ero mai stato di persona.
E quel fumo può essere lui? Meglio che sia così. Beh, andiamo a controllare allora. Andiamo. Voi dovete immaginare che loro non stanno facendo una scampagnata. Cioè, lo so che The Last of Us giocato a livello facile, a normale, può sembrare molto action. Uno è portato a correre, eccetera. Però in realtà è giocato con un senso di immersione, cioè cercando di immaginare effettivamente loro che cosa provano. Cioè, si stanno addentrando in un posto che non conoscono, fuori dalla zona di quarantena. Quindi qua giù, tipologia di infetti possono incontrare. È un bel salto. Cioè, può essere pericoloso ogni anfratto. Non so se riesco a descrivere quello che voglio dire. Ok, guardate. Oh, una bottiglia. Ragazzi, io questa zona me la ricordo poco, quindi ve lo dico, esploreremo al meglio qui. Allora, qua dentro qualche infetto. Tutto c'è, ok? Sicuro. Cerco di imparare a fischiare. Tu non credi sai che fischiare. Io sappia fischiare? E mi cerca di imparare a fischiare. Ma così. E lì ci tiene compagnia sempre. E man mano che i due entreranno in confidenza, sempre di più. Ecco. Qui dentro. Me lo ricordavo che c'era qualcuno. Ok, via. Ah, di qua si va. Ok. Castrato dall'altro lato. Le animazioni di Ellie, raga. Ok, aiutami a salire. No, no, non è una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Ok, vieni. Dammi il piede. Ascolta, devi solo aprire, ok? Nient'altro. Certo. Piano. Ok. Ok. Ta-da! Bel lavoro. Grazie. Mi ricordo cosa c'è qua. Bellissima questa parte. Dunque, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Marlene dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ah, ok. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Ellie fa una considerazione, non mi ricordo dove, ma in questo giardino. Aspettate. Ehi, guarda. Gnomi. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove ce n'erano un sacco. Li ho sempre trovati così teneri. Ma niente fate, quelle mi fanno paura. Già. I commenti di Joel sono la fine del mondo. Proprio come per dire, già, proprio come per dire, lui in realtà non la, non possiamo dire che non la calcola proprio. Ecco, questa, guardate che bello,
Non possiamo dire che non la calcola proprio perché sta facendo tutto questo per Ellie, chiaramente, però non è entrata proprio, non gli è entrata ancora nelle corde. Allora, quello lì, vedete che si può passare. Combinazione necessaria. Allora, cerchiamo un po'. Avete capito che questa prima parte... Evacuazione obbligatoria. Ma verso dove? Dove, secondo te? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo lasciarsi tutto alle spalle. Non è la parte ardua. Oh, che roba. Ci hai già giocato? Nah. Ma avevo un amico che sapeva tutto di questo gioco. A quanto pare c'era un personaggio chiamato Angel Knives che... Com'era? Ti faceva un buco nello stomaco prima di staccarti la testa a calci. Beh, non sono mai stato un fan di questo genere di cose. Vorrei poterci giocare. Allora, gustiamoci le perle di Ellie nel momento in cui esploriamo, perché diamine, sarà là sopra. Voglio trovare la combinazione di quella cassaforte. Raga, io ve lo dico, anche a costo di fare dei tagli. Questo è chiuso. Anche a costo di fare dei tagli, questa parte qua la voglio esplorare tutta. Allora, lì ci siamo entrati. Lì sì, lì sì. Non è che... Allora, questo edificio alla fine l'abbiamo visto. Quello lì, probabilmente andando avanti. Come vedete, anche i luoghi che sembrano essere abbastanza open, alla fine sono dei corridoi, però sono fatti effettivamente così bene da... Sì, quella è opera di Bill. C'è qualcun altro in questa città? Per quanto ne so, solo lui. Allora, se proseguiamo, là il videogioco prosegue, quindi se vogliamo trovare la combinazione di quella cassaforte in questa zona, allora sarà qua dentro. Guarda questo posto. Sembra che non fa delle considerazioni Ellie sulla musica. Buona così. Dai, 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 che è il numero della cassaforte. Gli schifosi infetti si sono fatti vedere troppo vicino al rifugio della chiesa. Dovrò fare un altro giro per ripulire i punti deboli del perimetro. Arriveremo a questa chiesa di cui parla, ma no, non era. Ah, abbiamo trovato però diverse... Dai, allora. Abbiamo trovato diversa roba interessante, però io voglio trovare la Ehi, è piuttosto combinazione. triste. Cosa? Tutta questa musica abbandonata. Non c'è nessuno per ascoltarla. Non lo so, non mi sembra giusto. Allora.
Allora, raga, sono boh, stupito io, cieco io, ma la combinazione di quella cassaforte non l'ho trovata. E vabbè, non fa niente, dai, comunque. Già vedo che questa puntata sta venendo fin troppo lunga, quindi. Ok, allora. Quindi siamo arrivati qui. Pronti? Proseguiamo. Era una delle trappole di Bill. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini e andrà tutto bene. Qua serve un coltello. Può darsi pure che la combinazione è lì dentro. Vabbè, dai, non fa niente.